Buonasera a tutti, oggi è un'altra giornata di dirette e continuiamo con il ciclo che abbiamo iniziato precedentemente, della quale siamo veramente molto orgogliosi e ci tengo nuovamente a ringraziare il Sistema Lombardia per farci conoscere come la musica può entrare e far parte delle nostre vite anche quando non è sempre facile. E oggi parleremo sì, proprio perché appunto è un grande piacere, un grande onore poter raccontare un po' meglio anche a chi non conosce la realtà del sistema che cosa ha fatto nel mondo. Oggi avremo con noi Elisa Sologni e in seguito avremo un altro ospite. Adesso ci colleghiamo e vi dico due cose su Elisa. Lei è la project manager di Haiti Foundation. È la cofondatrice e co-direttrice del sistema GRIS della Grecia, quindi siamo veramente contenti di averla con noi. Lei è stata l'assistente. Salve! Ciao, salve. E stavo dicendo due cose di te, che sei stata l'assistente di Claudio Abbado per visite in Venezuela e ci racconterai un po' meglio anche magari la personalità del maestro, hai avuto a che fare con Abreu e Certo, sì. con grandi artisti che appunto anche il sistema ha formato. Proprio volevo partire dall'inizio. Quando è cominciata la collaborazione con il maestro Abbado e con il sistema? E quanto tempo è durata? Beh, è durata abbastanza. Diciamo che la prima volta che il maestro Abbado è andato in Venezuela, diciamo con l'intento proprio di lavorare insieme ai ragazzi, è stata Natale del 2004, quindi diciamo il 2005, e poi lui è andato praticamente tutti gli anni fino al 2010 con una pausa di un anno, quindi è andato almeno 6-7 anni. Passava un paio di mesi in Venezuela durante l'inverno, tutti gli anni, ed era proprio il momento che lui aspettava durante l'anno e che poi anche loro aspettavano. Di fatto, i ragazzi dell'orchestra, il maestro Abreu, vivevano questo periodo come il culmine artistico, ovviamente, dell'anno, per cui si preparavano per mesi sia sul repertorio da fare insieme, che sulla possibilità di attività e esperienze che avrebbero potuto vivere e organizzare insieme a lui. Certo, e che cosa aveva colpito in maniera particolare il maestro Abbado in Venezuela? Il Venezuela innanzitutto è un paese bellissimo e i venezuelani sono un popolo molto caldo, molto generoso, molto espansivo. Ma Claudio, il maestro Abbado, che si faceva chiamare Claudio da tutti, aveva trovato in Venezuela forse l'Eldorado, no? Il paradiso, direi qualunque musicista tuttora. Io continuo a lavorare con il Venezuela e tutti i musicisti che vanno in Venezuela a lavorare o a passare un periodo di studio, è come se arrivassero in paradiso, perché c'è questo sistema di tantissimi ragazzi. Oggi sono più di 1 milione ragazzi registrati dentro al sistema, quindi di ragazzi di tutte le età che sono sorprendentemente bravi, a qualunque età, già a 10 anni suonano così bene, e che arrivare lì per un musicista è come veramente arrivare in paradiso. E il maestro Abbado si sentiva galvanizzato dall'energia di questi ragazzi che non vedevano l'ora di suonare, di fargli vedere il meglio di quello che avevano imparato, e da tutto questo ambiente, perché in realtà non era un'orchestra, erano 1000 orchestre, erano 1 milione di ragazzi, erano infinite possibilità di fare musica insieme, che era la passione del maestro Abbado, insomma. Quindi lui, diciamo, si è trovato come, io dico sempre che è come andare a Disneyland per un musicista arrivare in Venezuela, e di fatto poi il maestro Abbado era stato per il maestro Abreu e quindi per tutti i suoi giovani musicisti, diciamo, un mito da sempre. Quindi per loro poterlo accogliere, poter lavorare insieme a lui e
poter condividere delle esperienze quotidiane, perché poi il maestro alla fine magari delle prove, del concerto, andava a cena con i ragazzi o passava del tempo insieme a loro, quindi insomma avere questo rapporto così diretto, così umano per questi ragazzi era con il loro mito, era incredibile, quindi forse, non forse, sicuramente il maestro Abbado sentiva questa aura, no? Di bellezza, e poi devo dire, anche io appena arrivata insieme a lui pensavo: ma dove sono capitata? In questo posto ci sono solo dei direttori. Era proprio il luogo della musica, c'era musica ovunque e per loro, per i ragazzi delle orchestre, suonare non era un lavoro, non era un obbligo, era una passione. Avrebbero fatto solamente quello. Io ero sempre stupita dal fatto che le loro conversazioni fossero tutte su argomenti musicali, sulla partitura che stavano studiando, sullo spartito, scusa, che stavano studiando, su chi fosse il più grande violinista di tutti i tempi, sulla versione di un disco piuttosto di un direttore piuttosto che di un altro. E dicevo: ma non lo so, qua c'è qualcosa di strano nell'aria. Quindi il maestro Abbado era stato veramente folgorato da questa cosa e assorbiva tantissima energia nelle settimane che passava insieme a questi ragazzi. Certo, assolutamente. C'era sempre questa componente umana dietro, no? Che abbiamo parlato con il... Assolutamente, di fatto io credo che poi gli piaceva tantissimo, ovviamente ha conosciuto il maestro Abreu e Abreu ed Abbado erano speculare in qualche modo, no? Due grandi uomini di cultura, due grandi musicisti che avevano cercato nella loro vita sempre di costruire ponti attraverso la musica. E Claudio facendolo, costruendo tante orchestre in giro per l'Europa e cercando di abbattere i muri, no? Quindi queste orchestre internazionali per le quali la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest non esistevano. E Abreu facendolo in modo diverso, cercando di includere tutte le fasce della popolazione sociale nella sua orchestra e di dare ai ragazzi del suo paese un futuro. Quindi avevano questo concetto così alto della missione della musica, della bellezza e dell'arte che coincideva. E di fatto vederli poi parlare insieme era meraviglioso, perché si guardavano negli occhi e si capivano. Inventavano progetti meravigliosi, portiamo le orchestre sulla Luna, era stupendo vederli insieme, sì, decisamente. Certo, sicuramente due grandi personalità. Chi non li... Assolutamente. Personalmente io ho letto appunto qualcosa sul maestro Abreu e sono rimasta colpita dalla personalità che aveva, no? E ovviamente anche il maestro Abbado ha sempre avuto un grande carisma e penso che insieme potessero essere una bomba anche per i ragazzi, un vero... Erano assolutamente esplosivi, certo, sì, ma diciamo alla base proprio di questo rapporto c'era la convinzione che la musica non fosse solo un elemento di intrattenimento, ma che avesse una missione, un'importanza molto più alta di unione di spiriti e di creazione di una cultura molto più alta di condivisione per tutta l'umanità, quindi diciamo il loro obiettivo era magari in ambiti diversi, ma era veramente lo stesso: creare ponti e unire le persone, unire gli spiriti e creare, produrre, moltiplicare la bellezza e renderla disponibile per tutti, che era proprio l'obiettivo più grande del maestro Abreu, che sempre diceva che la cultura era sempre stata un fatto di minorie, di minoranze per minoranze, no? E invece lui la voleva trasformare in una cosa di massa, voleva delle orchestre grandissime voleva che la musica classica fosse a disposizione di tutti, e questo era veramente anche il sogno di Abbado, quello di portare l'arte, la cultura nelle fabbriche, la musica nelle fabbriche, l'arte disponibile per tutti. In questa cosa erano perfetti e diciamo il loro incontro è stato come la quadratura del cerchio, no? Si sono trovati insieme in un'alchimia perfetta. Certo, e invece volevo chiederti come cercò il maestro Abbado di promuovere il sistema nel mondo? Ma allora, Abbado, quando andammo la prima volta appunto tra il 2004 e il 2005, lui era già stato di passaggio alla fine degli anni 90 in Venezuela, ma diciamo non aveva
intuito la vastità del progetto di Abreu e la quantità di scuole di musica e di orchestre e di giovani coinvolti nel sistema. Quindi quando in realtà si rese conto della dimensione e della qualità di questo progetto, decise che voleva diffondere questa notizia, perché in realtà lui diceva: ma non lo sa nessuno, non è possibile, cioè qua in Venezuela sta succedendo qualcosa di grandioso. In realtà Simon Rattle era stato qualche mese prima e anche lui aveva veramente cominciato a diffondere la notizia, e lui stesso è molto famosa la dichiarazione del maestro Rattle, che dice che pensa che niente di più importante al mondo stia succedendo nella musica classica di quello che sta succedendo in Venezuela. Questo lo disse nel 2004. E quindi Abbado cominciò veramente a contattare tutti. Io ricordo che mi fece scrivere tante email a colleghi direttori, invitandoli ad andare in Venezuela. Poi invitò i suoi musicisti, i musicisti delle sue orchestre, ad andare gratis a dare lezioni in Venezuela e a diffondere questa notizia, a parlare di questo modello. Io ricordo anche che lui praticamente parlava sempre del Venezuela, faceva delle conferenze stampa su qualunque altro argomento, ma lui ci infilava sempre il Venezuela, perché era veramente diventato per lui diciamo, un suo obiettivo far conoscere questo modello, perché se si era realizzato in Venezuela sarebbe stato possibile realizzarlo in tanti altri paesi, e questa era la sua idea, no? Poi con Abreu parlavano di creare l'orchestra, il sistema delle orchestre mondiali, ovviamente, perché sarebbe stato bello unire tutti i paesi del mondo, cosa che quasi quasi sta succedendo, insomma. Sì, assolutamente sì. E volevo chiederti una cosa, posso dire un po' più personale, in che modo ti ha influenzato quello che, la tua esperienza in Venezuela, nella tua vita? E poi che rapporti hai oggi con il Venezuela? Allora, mi ha influenzato decisamente tanto, nel senso che dopo il primo viaggio con il maestro Abbado io sono rimasta folgorata dalla bellezza del paese e da questo sistema. Quindi ho continuato ad andare insieme a lui per qualche anno, e poi nel 2008 mi sono trasferita in Venezuela e sono andata a vivere là. Quindi decisamente questo modello educativo mi ha influenzato, ma mi sono trasferita a vivere là perché poi ho cominciato a lavorare per questa fondazione per la quale tuttora lavoro, che si chiama Hilti Foundation, che mi incaricò proprio di trasferirmi e di lavorare per questo progetto di sostegno al sistema del Venezuela. Quindi sono stata 3 anni in Venezuela e poi sono tornata a casa, ma tuttora con Hilti Foundation sosteniamo il lavoro di Funda Musical Bolivar, del sistema. E poi in realtà, diciamo, questo concetto, quest'idea che la musica può veramente contribuire a fare del mondo un posto migliore, è diventato un po' il mio mantra, no? Una delle cose in cui io effettivamente credo e per le quali ho deciso di, diciamo, di lavorare tutti i giorni. Quindi con la mia fondazione, diciamo, supportiamo altri progetti, ce ne sono tantissimi. So che ne hai parlato anche con la signora Maria Maino la settimana scorsa, so che state analizzando il sistema in Italia, quindi ci sono più di 200 progetti in giro per il mondo che si ispirano alla filosofia del sistema venezuelano, ed è importante aiutarli ad aiutare tanti ragazzi. Ecco, ti sento. Ok, bene. In particolar modo poi vorrei parlarti di uno di questi progetti, ce ne sono veramente tanti in Perù, in Cile, in Latino America, in Europa, in Sudafrica, in tanti posti. In particolar modo io lavoro con il sistema GRIS, che è un progetto che ho contribuito a fondare qualche anno fa, nel 2016, che è nato, diciamo, un po' come risposta alla crisi. Col problema dei migranti di qualche anno fa, nel 2016 in Grecia, al picco della crisi migratoria, perché nei campi profughi della Grecia ci sono tantissimi bambini che non hanno non solo niente da fare, ma non hanno nessun tipo di possibilità di accesso all'educazione, alla bellezza, a qualunque momento di serenità. Sono ragazzi che sfuggono dalle guerre, che hanno avuto
delle tragedie in mani, traumatizzati in tanti modi, e passano il loro tempo dentro a questi luoghi, solitamente molto tristi, senza ricevere nessun tipo di educazione. Abbiamo pensato di voler fare qualcosa e il modello del sistema di Abreu e l'idea di educazione, cultura, musica come ponte del maestro Abbado ci è parso il modello più adatto da seguire. Di fatto, in questi campi profughi ci sono tanti ragazzi di tanti paesi, spesso sono paesi che tra di loro sono in contrasto o in guerra, parlano tantissime lingue diverse e la lingua che li unisce sempre è la musica. Quindi noi lo stiamo vivendo quotidianamente nel nostro lavoro, è veramente possibile creare ponti e abbassare le barriere con la musica. Assolutamente sì. Ti volevo chiedere l'ultima cosa, parlami un po' del sistema in Venezuela oggi. Il sistema in Venezuela oggi è ancora operativo. Innanzitutto è arrivato al suo 45esimo anno di attività. Hanno festeggiato quest'anno il 45esimo anniversario. Purtroppo il maestro Abreu è venuto a mancare qualche anno fa, ma il maestro Abreu aveva seminato benissimo negli anni scorsi, quindi ha una serie di discepoli che portano avanti i suoi principi, la sua visione e la sua filosofia in maniera eccelsa. Funda Musica Bolivar, appunto, è arrivata qualche anno fa a superare il milione di bambini iscritti. Attualmente ci sono più di 400 nuclei, che si chiamano così, anche noi li chiamiamo così in Grecia, i nuclei sono le scuole di musica, e 1700 moduli, che sono, diciamo, le scuole miste, cioè le scuole di musica inserite nelle scuole. E le attività vanno avanti, nonostante appunto il paese sia in un periodo non facile, perché insomma l'economia in Venezuela sta attraversando un momento difficile. E poi, a maggior ragione, con il Covid questo anno, insomma, è stato veramente abbastanza pesante per il paese. In realtà, per questi ragazzi del sistema, le lezioni di musica, per i ragazzi che sono iscritti ai corsi del sistema, le lezioni di musica sono forse l'unica attività educativa che riescono a portare avanti. In questo periodo di Covid, a maggior ragione, nel quale le scuole sono chiuse e il sistema ha fatto di tutto, e io insomma, collaboro con loro in questo, quindi lo posso testimoniare in maniera pratica. Ha fatto veramente di tutto per raggiungere le case dei ragazzi attraverso i telefoni, i tablet o nei loro nuclei, nelle scuole, per portare qualche lezione tutti i giorni a tutti i ragazzi del Venezuela. Quindi per me è sicuramente forse il progetto educativo e culturale più importante che tuttora esiste nel paese, e io continuo a sostenerlo e ad amarlo con tutto il cuore, e a prenderlo come modello, perché è comunque anche un progetto di grande ricerca e innovazione, e quindi sicuramente continua a essere un modello di riferimento. Certo, assolutamente sì, la musica non si ferma, nonostante. No, assolutamente mai. Volevo chiederti un'altra cosa, l'ultima cosa, e poi ti lascio andare e diamo poi spazio a Diego Ravetti. E volevo chiederti se hai un ricordo speciale del maestro Abbado che vuoi condividere con noi. Oh, sì, ne ho tantissimi, ovviamente, ma uno in particolare che per me è stato un momento molto commovente. Il primo anno, in occasione della nostra prima visita, nella quale io avrei dovuto tornare a casa dopo 20 giorni, no? Ma continuavo a posporre il mio ritorno perché ero così emozionata di vedere tutte le cose che perché il maestro Abreu tutti i giorni ci portava a visitare una nuova scuola di musica, un'orchestra nuova. E proprio l'ultimo giorno della mia permanenza, quando ormai non avrei più potuto ritardare il mio ritorno, il maestro Abreu ci organizzò una sorpresa e mi disse: Elisa, con questa sorpresa sono sicuro che tornerai a trovarci. E ci portò a vedere il coro delle Mani Bianche, che è il coro di questi ragazzi disabili che cantano, che non potendo cantare con la voce, perché sono muti o sordi, cantano con le coreografie delle loro mani, no? E mi ricordo che io e il maestro Abbado ci siamo guardati davanti a questi ragazzi che cantavano e ci siamo messi a piangere. È stato molto commovente, e questa scena è ripresa
praticamente in tutti i documentari sul sistema, perché si vede proprio la lacrima del maestro Abbado che scende e io di fianco che rido come... perché era un momento di gioia infinita che io e lui abbiamo condiviso e che per me è rimasto veramente indelebile. Bene, io ti ringrazio per aver condiviso con noi queste cose Grazie a voi per avermi chiamato. e speriamo appunto di avere sempre più modo di parlare di queste realtà che cambiano la vita alle persone. Quindi ti ringrazio ancora. Grazie. Un piacere. A presto allora, buon lavoro. Grazie, ciao. Adesso avremo Diego Ravetti, che si occupa dell'ufficio stampa e dell'area progetti di Song, si è specializzato sulle aree della comunicazione, è stato il punto di riferimento del maestro Abbado per tutti gli aspetti appunto comunicativi relativi alla sua attività. È stato consulente per il Bologna Festival, Fondazione Mariani, Accademia di Bel Canto di Modena e è uno dei fondatori dell'Associazione del Sistema Musica e Società, fondatore e vicepresidente di Mediante APS, che dal 2015 promuove il sistema Bologna. Quindi siamo molto contenti di avere con noi un altro ospite, che appunto è Diego Ravetti, e ringraziamo nuovamente il Sistema Lombardia per averci dato questa opportunità. E adesso entriamo in collegamento con lui. Vediamo un attimino. Musica come gioia ed emozione sempre. Assolutamente. Salve! Ciao, buonasera. Grazie. Buonasera, buonasera. Abbiamo appena parlato con la sua collega e Elisa. facevo un attimo un'introduzione di lei, però volevo partire subito con qualche domanda. Lei, abbiamo parlato dell'impegno sociale del maestro Abbado e proprio da lì volevo cominciare. Come conciliava il maestro Abbado l'impegno musicale con quello sociale? Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco per 8 anni all'Orchestra Mozart, qui a Bologna dove abito, e lui aveva preso casa qui a Bologna dopo i suoi anni a Vienna e a Berlino, e quindi il grande privilegio di essere operativi all'Orchestra Mozart, al di là dei bellissimi progetti dell'orchestra in sé, era l'opportunità di essere al fianco del maestro anche per tutta una serie di aspetti che esulavano da quelli dell'orchestra. E quindi noi tutti dello staff lo seguivamo anche in cose che avevano a che fare con le case discografiche o con altre orchestre, o tournée che doveva fare. Eravamo un po' il suo quartier generale qui a Bologna, e i nostri uffici erano all'Accademia Filarmonica, vicino a casa sua. Quindi veramente era un punto di vista privilegiato su questo gigante della cultura dei nostri tempi. E quindi l'aspetto che sicuramente più lo caratterizzava era innanzitutto una dedizione totale alla musica, ma che non si esauriva nell'aspetto meramente interpretativo o organizzativo o di promozione dei propri dischi, ma era o dei propri concerti, ma la musica era vissuta come da lui come un vero impegno culturale, sociale di divulgazione innanzitutto e di coinvolgimento di tutte le persone. Aveva un atteggiamento squisitamente democratico e forse anche per questo si avvicinò al subito, scattò la scintilla col progetto del sistema e con José Antonio Abreu, come prima raccontava Elisa. Lo stesso progetto dell'Orchestra Mozart, proprio per suo impulso, fin da subito, fin dai, è un progetto che si insediò a Bologna nell'autunno del 2004. Dai primi mesi lui impostò alcuni cardini,
come ad esempio la partecipazione delle scuole alle prove generali gratuitamente, ma non solo, al concerto inaugurale parteciparono una delegazione di carcerati del carcere della Dozza qui a Bologna, e da allora ad ogni concerto, ad ogni prova generale di qualsiasi concerto c'era un contingente di posti che veniva riservato a loro. Avviò un coro, il coro Papageno, che tuttora esiste e fa capo ad un'associazione che si chiama Mozart 14, all'interno del carcere. È uno dei pochi esempi in Italia, un progetto d'eccellenza. Il progetto Tamino, che nacque sempre in seno all'orchestra Mozart, che è tuttora impostato sulla musicoterapia nei reparti pediatrici, sempre più a Bologna. Quindi, ma non solo a Bologna, era un suo atteggiamento generale che dove lui impiantava un progetto chiaramente di eccellenza musicale, era sempre affiancato da attività di tipo sociale. E i musicisti stessi dell'orchestra Mozart, e in generale tutti i musicisti che avevano a che fare con lui, assorbivano questa impronta, tant'è che molti musicisti andavano essi stessi nelle carceri o all'ospedale a fare attività, e alcuni andarono e vanno tuttora in Venezuela a dare una mano. Nei documentari, come ad esempio L'altra voce della musica, si vede ad esempio Alessio Allegrini, che è uno dei più grandi cornisti che collaborava con noi nella sua avventura venezuelana. Ecco, quindi attorno ad Abbado si radiava questa concezione della musica che molti musicisti scoprivano, perché magari impegnati nel promuovere la propria carriera, poi scoprivano che c'era anche questo portato, questa ricaduta quotidiana di benessere che si poteva diffondere grazie alla musica. Certo, assolutamente. Possiamo dire che il maestro Abbado si impegnò moltissimo a promuovere la musica veramente ad ogni fascia, come dicevamo prima. E volevo chiederle in che modo Abbado stimolò l'avvio del sistema in Italia? Negli anni, allora mi ricollego a quanto raccontava prima Elisa, che conosco bene proprio perché i nostri percorsi sono intrecciati proprio in quegli anni. Lei appunto parla del 2004, anno in cui Abbado iniziò ad accompagnare Abbado in Venezuela, il 2004 l'anno di fondazione della Mozart, e in questi anni Abbado si caricò di una serie di istanze e di progetti, di spunti, di idee che piano piano maturarono. Lui coinvolse via via tutta una serie di persone che riteneva adeguate a questo tipo di nuovo progetto, finché diciamo proprio cade in questi mesi cade un po' il decennale, perché nell'autunno, nel novembre del 2010, fu organizzato alla Scuola di Musica di Fiesole un grande convegno sul valore appunto sociale ed educativo della musica. Dopo che ce ne fu uno molto precedente nel 69, che si chiamava Musica e Società. Quindi comunque era un tema che da tanti anni, e comunque c'è sempre stato in Italia, non è che prima del sistema non ci fosse consapevolezza di questo argomento. Semplicemente grazie alla figura dirompente di Abreu e al suo portavoce in Italia, che era Claudio Abbado, ma assieme ad altri musicisti come Sinopoli e altri, c'è stato, diciamo, uno sdoganamento di un tema che era sempre rimasto un po' sotto traccia, perché la musica è sempre stata promossa come un fatto di eccellenza culturale. Ma oggi, a 10 anni di distanza da quel convegno e dopo tutta l'esperienza sul campo di decine e decine di nuclei ispirati al sistema in tutta Italia, è diffusa, ormai è appunto, come dicevo prima, sdoganata l'idea che fare musica insieme, soprattutto per i più piccoli, abbia un valore che va al di là
dell'aspetto culturale, del saper suonare uno strumento, ma ha un valore proprio di coesione, di inclusione e di miglioramento della società, al pari dello sport di squadra e di altre attività che tengono unite le comunità. Quindi, dopo questo convegno che diede il via, che rinnovò le riflessioni su questo aspetto, ci fu una cosa simpatica, nel senso che molte realtà decisero di avviare dei progetti sociali attraverso la musica, ma molte altre che già li facevano da tempo, così nell'anonimato e in autonomia, si riconobbero in questo modello e quindi ci fu un coagularsi, un primo, diciamo, primordiale formazione di una rete di progetti che si ispiravano al sistema, che erano nati a prescindere, cioè erano nati anche sulla base di altre esperienze. E quindi ecco che si venne a galla, diciamo, tutto un mondo sotterraneo formato dalle realtà più diverse. C'erano delle parrocchie, dei centri sociali, delle scuole pubbliche, delle scuole private, delle scuole, sì, dei centri sociali, centri, realtà del tipi più diversi che avevano al loro interno dei progetti che si avvicinavano, si ispiravano o che erano affini a questo modo di proporre l'educazione musicale del sistema. Quindi progetti che erano tutti gratuiti, che facevano suonare insieme, che prendevano i bimbi e anche che non sapevano suonare, li raggruppavano, gli davano uno strumento e li facevano cantare. Quindi erano accomunati da questo spirito di trincea, di fare musica dal basso, di fare molto con poco, di accontentare, diciamo, di valorizzare anche situazioni informali che poco avevano a che fare col mondo accademico dei conservatori delle scuole di musica. E da lì questo brodo primordiale poi prese forma perché, grazie appunto alla Scuola di Musica di Fiesole e a Federculture, nacque un comitato, una ONLUS, che iniziò a rappresentare un po' tutte queste realtà. E in questo decennio sono molto aumentate, sono aumentati i progetti che dichiaratamente, o anche magari non dichiaratamente, ma comunque hanno un certo grado di ispirazione al modello del sistema venezuelano. Assolutamente sì, assolutamente. Volevo chiederle, ad oggi la panoramica della realtà ispirata al sistema in Italia, quali sono? Ecco, sì, è una panoramica molto, come dicevo prima, variegata, perché ci sono dei progetti. Io, per mia esperienza, sono stato coordinatore, diciamo, referente dei progetti della mia regione, cioè dell'Emilia Romagna, e io stesso nel 2015 ho dato il via ad un'associazione che si chiama Mediante, che in particolare opera con la fascia adolescenziale, che è una fascia anche molto particolare, e in questo caso proponendo dei progetti di coro, perché poi a quell'età è anche difficile avviarsi partendo da zero ad uno strumento. Quindi il coro è una chiave immediata per entrare nel cuore anche dei ragazzi così grandi. E nella mia esperienza qui in Emilia, che è una regione molto, rispetto anche ad altre, ci sono molte realtà, sono ormai una dozzina in quasi tutti i capoluoghi di provincia, che rispecchiano un po' in piccolo il panorama nazionale, perché appunto la caratteristica di queste realtà è che hanno degli assunti valoriali comuni, ma si realizzano nei modi più disparati e fantasiosi. Per cui, ad esempio, qui vicino a Modena
c'è un bel progetto nelle periferie di Modena, che però come capofila, come capintesta e promotore ha proprio il Teatro Pavarotti. Quindi c'è una grande istituzione musicale che promuove un progetto veramente radicato nel territorio. A Piacenza invece c'è una bellissima realtà che si svolge ed è promossa all'interno di una scuola pubblica. È un caso un po', diciamo, raro, perché di solito sono le scuole di musica private che poi entrano nella scuola, invece è proprio la scuola che lo promuove, e da alcuni anni ha dato vita ad una realtà orchestrale infantile veramente interessante. E sempre in crescita, ad esempio, sono partiti con violino e viola e adesso sono aggiunti gli strumenti a fiato, raccontavano prima del lockdown. Adesso purtroppo si è tutto un po' bloccato. Poi c'è Busseto, c'è il Per di Reggio Emilia, che a Busseto, ad esempio, c'è una Onlus, invece a Reggio Emilia c'è proprio addirittura il Peri, il Conservatorio Pareggiato, che promuove dei progetti orchestrali. Quindi una realtà molto diversificata che da un lato rende faticoso creare una rete omogenea, d'altra parte permette uno scambio di esperienze e un arricchimento, una penetrazione anche nel territorio, perché ogni progetto si adatta al suo specifico territorio, che è un punto di forza. Ultimamente queste esperienze hanno preso, diciamo, forma, si sono ritrovate attorno a un tavolo operativo che si chiama Musica e Società, e che si è costituita un'associazione a gennaio scorso, e che ha sede anche questo presso la Scuola di Musica di Fiesole, che ha lo scopo proprio di raccogliere e di scambiare le esperienze, di approfondire le tematiche comuni a tutti questi progetti, pur eterogenei. Certo, assolutamente. Come queste tematiche negli ultimi anni possiamo dire che sono finalmente ritornate anche in Italia, no? Perché purtroppo molte volte il patrimonio musicale viene dato un po' per scontato. Però appunto, come dicevamo, questo patrimonio oggi sta ritornando nelle argomentazioni generali. E proprio per questo motivo, è stato fatto tanto negli ultimi anni, sono state aperte nuove strutture, ma cosa si può fare ancora di più per portare la musica ai ragazzi, per portare il sistema anche, in Italia? Allora, la differenza sostanziale tra l'Italia e gli altri paesi europei rispetto al sistema venezuelano è che in Venezuela fu un'emanazione, dopo una fase iniziale, diciamo, sperimentale, fu un progetto abbracciato dal governo, quindi lo ha promosso e lo ha quindi fatto sviluppare in modo piramidale, diciamo, dall'alto, mentre in Italia, come anche in altri contesti europei, la situazione è totalmente diversa, e sono oggi come oggi la ricchezza sta nelle migliaia, mi sembra che siano più di 8.000, tra le 8 e 10.000 le scuole di musica private, piccole e grandi, le civiche e quant'altro in Italia. Le quali al loro interno appunto hanno anche progetti sociali. E la forza, che quindi immaginiamo quante famiglie possono essere coinvolte da questo numero sterminato di realtà grandi, grandi e piccole. Si parla veramente di decine e decine di migliaia di giovani e relative famiglie. Quindi che testimoniano il fatto che c'è una enorme voglia di fare musica. Insieme. D'altra parte, l'educazione musicale nella scuola pubblica è del tutto marginale. Quindi questo è un grande paradosso, che ha una unica possibile via di fuga nella massa critica
che tutte queste migliaia di realtà possono avere coordinandosi. Quindi, al di là del sistema, ci sono altre forme di aggregazione, di messa in rete di queste realtà. In questi 10 anni di esperienza del sistema, in Italia, dal mio punto di vista, di esperienza diretta, veramente l'unico modo per promuovere, anche a più alti livelli istituzionali, finalmente l'educazione musicale a tutti i livelli, è quello di una grande spinta, dal basso. Quindi l'invito è quello che vedo, è la voglia di fare rete, di mettersi insieme, di fare progetti, anche interregionali, che abbraccino realtà lontane ma vicine, come a livello di valori. Quindi la risposta è nella rete, nel fare rete, fare massa critica, progettare insieme, e questo è un po' l'anima del sistema in Italia, cioè andare oltre lo sforzo, il grande lavoro di trincea che ogni piccola o grande realtà compie quotidianamente, ma guardarsi, vivere in un orizzonte più alto e collaborare e tenersi in contatto e quindi creare un'opinione pubblica in questo senso. Assolutamente sì. Quindi dobbiamo portare e promuovere la musica sempre di più Esatto. e cercare di avvicinare più giovani possibile, perché la musica, come abbiamo visto, salva la vita, cambia le vite ed è un momento di trasformazione per tutti i giovani che la fanno e anche la possono ascoltare. Quindi io ti ringrazio, è stato un piacere. Anche per me. E torneremo martedì prossimo per un'altra diretta, sempre legata al sistema, per raccontare altre sfaccettature di come la musica può essere portata fuori e anche inclusa in posti dove solitamente non c'è. Quindi noi Sempre nuovi. siamo nuovamente Diego Ravetti e a martedì prossimo. Grazie. Grazie, a presto, ciao, grazie. A presto.